Concentriamoci sul grande Carlo Tarallo, amico nostro, giornalista della Verità. Intanto salutiamo anche Luca Pollasto, che dice di aver letto il libro di Bruno Marra. Ciao, e di aver respirato bene i favolosi anni Ottanta. Poi c'è Enrico Caruso, l'abbiamo detto, Francesco Pollasto, che ti manda un abbraccio, caro, ricambio, caro Bruno. Ricambio, Francesco. E poi c'è Paolo Giacomardo, il quale dice di ricordare gli anni Ottanta, bigliardi su Gullit. Carlo Tarallo, tu invece che cosa ricordi di quegli anni favolosi? Ti ho fatto una domanda in pubblico sulla mia pagina personale di Facebook, ti sei sottratto al dibattito, invece ti coinvolgo adesso. E non mi posso sottrarre ancora? No, non puoi. Te la ripeto la domanda? Vai. Allora, io ho detto che, visto che dal palco del Festival dello Sport di Trento, che è stata una manifestazione straordinaria, è venuto fuori, ma non è certo una novità, che il Milan viene considerata una sorta di squadra più forte di tutti i tempi, no? Il Milan di Sacchi. Secondo te, visto che il Napoli in quegli anni era forse l'unica squadra che in Italia teneva testa a quello squadrone, in questa speciale classifica dove si collocherebbe? No, io credo che lì forse hanno fatto una classifica anche in base alle vittorie che hanno in Europa, immagino almeno, perché il Napoli era, io lo ricordo bene perché l'ho vissuto, ho avuto la fortuna, certo, di viverlo dal vivo tutti quegli anni, era più forte di quel Milan, probabilmente già allora, però gli allenamenti di Sacchi portavano la squadra a essere più fresca anche alla fine del campionato, e noi perdemmo lo scudetto famoso con quella partita del 3-2, io ricordo benissimo il gol di Maradona, che stava in curvala, mi sei proprio all'incrocio, e poi ci fu un dominio più che altro atletico, più che tecnico del Milan, quindi quella squadra lì, io credo che, ecco, se ci fosse stata come oggi la Champions League, con quattro squadre, con le prime quattro che vanno in Champions, forse una la vincevamo, chissà. Ma sicuro, sì. Perché noi avremmo fatto 7 Champions consecutive. Mm-hmm. Quindi ecco, e mi riallaccio, però devo essere sincero, stasera proprio mi avete depresso. Perché? È perché ho sentito un amabile ospite. Bruno, scusa. Eccomi, no, ciao Carlo. Ciao. Piacere di conoscerti intanto. Ciao, piacere mio. Che è successo? Ma era anche un altro in collegamento. Che diceva che noi napoletani siamo, mi sono segnato, sadici, masochisti. No, sadici no, purtroppo no. C'erano i sadici piangenti. Ma era nata cosa? Autolesionisti. Ma chi era quel personaggio? No, dai, era un collega bravissimo, secondo me, Ilario Imparato, direttore di Napoli Press. Che ha No, Napoli Press, anche Pari Press, perché lui è anche uno. Ma io non ho capito una cosa. Prego. Io ho assistito su questi social a una crociata antiselvaggio a Lucarelli. Sì, è vero. Perché si è messa a scrivere delle cose condivisibili, meno condivisibili, no? L'antinapoletanità. Siamo noi i primi antinapoletani. Perché? È quel tipo di dichiarazioni che sono state fatte prima a telefono che io giudico contrarie alla verità e dannose per la città. Ma che significa che Ancelotti c'ha il curriculum o non c'ha il curriculum? Io vedo una squadra che gioca, non compro il biglietto per guardarmi il curriculum di Ancelotti. Anche perché c'è Wikipedia, quindi. Bravo, me lo vado a guardare su. Ma che significa queste sviolinate? No, ma il senso delle sue parole è un altro, dai. A sviolinare, a schitarrare. Ma come si fa? Noi ma qua ai tirapietri non schitarriamo proprio. Noi autolesionisti. Noi siamo in attesa di questo personaggio. Sono 2 anni. Non sono venuto a pettinare le bambole. Benissimo. Poi un'altra cosa. Ma queste voci sui litigi, figli e co, chi le mette in giro? Tipo i giornalisti. No, i giornalisti. I giornalisti sulla base di presunte fonti interne, perché se un giornalista non è mai presente a quello che accade. Ma no, ma non è altro che un remake della favola epica di Davide contro Golia, è soltanto un modo di proporre l'epica. La famiglia se la dovrebbero mangiare, in modo da tenere la bocca impegnata e non sparare castronerie. Sei meravigliosamente scatenato questa sera. No, grande, ma sei meravigliosamente scatenato più del solito. Ma perché nel merito non condividete? No, allora io ti dico che di autolesionistico nell'aspettarsi qualcosa di più dal miglior tecnico del mondo.
No, no, si parla, no, si parlava delle polemiche, si, si parlava della violenza delle polemiche, cioè dei ma toni. La violenza. I toni della polemica, non violenza, i toni della polemica. Quel personaggio che ha detto che noi saremmo incompetenti, il tifoso è incompetente. Questo l'ha detto. L'ha detto, io questo, questo l'ha detto. No, io non condivido questo, non condivido, devo dire la verità. Come si permette? Incompetente sarà lui. In privato mi ha detto tranne Carlo Tarallo, c'ho un WhatsApp di là. Incompetenti tifosi. Incompetenti tifosi. Senti, lo vogliamo vedere se Ilario è, si può recuperare Ilario, per piacere. Star Wars. Aspetta un Star momento, Wars. Carlo, cerchiamo di recuperare Ilario Imparato se ci sta ascoltando. Diamo di... No, beh, però noi guardiamo calcio da 30 anni, tutte le domeniche pagando il biglietto. C'è un Luca Cirillo alla Girano Ferrara, ragazzi. Sì, no, 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 voglio aizzare perché questo è un tema importante, però poi ci confronteremo in maniera... Questo domani finisce su tutti i siti, secondo me. Questo comunque si chiama Imparato di cognome, però. Ma Imparato, non Imparato. Imparato. Non lo so, ma non so chi sia. È un giornalista, è un collega. È un giornalista che ha incompetenti tifosi. Aspetta. Aspetta, alcuni. Peppe, ti posso chiedere una cosa alla regia? Abbiamo la pubblicità adesso? Allora andiamo prima in pubblicità e poi ci dedichiamo a questo straordinario scontro titanico un paio di minuti. Un paio di minuti. State lì. I tirapietre. E allora eccoci di nuovo in trasmissione. Lasciatemi prima ringraziare i nostri sponsor: Directafin Roma Finanziamenti, International Global Technology Benevento, Mele Yacht, 2P Asfalti già da 2004, GF Multiservizi Giacomo Giudice, Edil Tecno Italia, Caudina Service, Centro Revisioni d'Elena, Ita Attrezzature, Monti Metalmeccanica Terni. Allora abbiamo, prima di andare in pubblicità, ascoltato un Carlo Tarallo in versione straordinariamente selvaggia, aggressiva. No, selvaggia proprio. No, scusatemi, ho sbagliato. Selvaggia è vietato, no, 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 è vietato. Non esiste, scusa, come nome. Non dall'altro esiste. Lato invece abbiamo recuperato Ilario Imparato. Chiamato in causa. Chiamato in causa, che è colui che ha dovuto ovviamente avere in carico le quanto accuse. Tira pietre, pirra dello scandalo. Diciamo. Esattamente. Quindi vi diamo tre minuti esatti da questo momento. Benissimo. Secondi. Prima Carlo Tarallo che deve ripetere quanto ha detto ad Ilario Imparato e poi la replica di Ilario Imparato. No, io ho semplicemente detto che per me è offensivo, posso anche dire, insomma, nei riguardi mi sento offeso io, sentir dire che i tifosi del Napoli sono incompetenti, punto e basta, molto meno di 30. E su Ancelotti? E che Ancelotti può essere criticato benissimo, perché qui praticamente si critica anche Papa Bergoglio, e quindi non credo che Ancelotti abbia bisogno di sviolinate. Ecco. Ilario! No, oddio, tre minuti mi sono soppassati in un attimo. No, allora, io non ho detto che i tifosi di Napoli sono tutti incompetenti. Lo sono quelli che affermano una critica selvaggia, severa, prematura e senza una base di... Selvaggia, però. Non hai detto di critica selvaggia? Selvaggia non esiste. No, voglio capire, la critica selvaggia rispetto a quella civilizzata? Rispetto a quella? Cioè, qual è la differenza tra una critica selvaggia e una civilizzata? Quella selvaggia non tiene conto fondamentalmente del tempo che sta passando, che è decisamente poco, e degli strumenti che l'allenatore sta cercando di cambiare, o meglio, pardon, non gli strumenti, ma l'esito finale con gli strumenti che ha a disposizione, che sta cercando di cambiare per garantire al Napoli una scia particolare. Se ci riferiamo alle gestioni passate, che spesso tirano in ballo delle vedove, mi viene da... Perdonami, perché avete meglio, io non mi riferisco a nessuna gestione passata, io sono uno che... da 30 anni va allo stadio, guarda le partite, no? Quando andare allo stadio non significa l'equazione, voglio dire, comprenderne, capirne, non significa... Cioè, stai dicendo che mai quando non capisci di pallone sono io? Quindi quando uno va a messa da 30 anni vuol dire della messa non capisce niente, ma con me? Può diventare santo, se vuoi. Ho scienziato. Una alla volta. Di tempo. Sono 2 anni. Che sta qua Ancelotti, e noi l'ultima partita, che devo dire la verità, per il risultato, per esempio, secondo me è più che accettabile un pareggio a Torino, abbiamo visto tutti, e io ho letto autorevoli commentatori e opinionisti sportivi dire che Ancelotti è andato in confusione. Non ho capito che fosse soltanto... Quindi non sono solo i tifosi, dici tu, sono anche ma i giornalisti. Ma me, certo. Io leggo giornalisti di tutte le testate, dice Ancelotti è andato in confusione, sta andando avanti e indietro con i moduli. E però noi diciamo castronerie
a è una castroneria. Per cui dire che Ancelotti vada in confusione vuol dire avere anche dei titoli per poterlo dire. Io non credo che molti di noi, mettono in testa, possiamo vantare i titoli tali per dire che Ancelotti è uno che va in confusione. Probabilmente Ancelotti ha una visione di calcio a cui il pubblico napoletano fino ad oggi non è stato abituato. Premetto che lo sport, però voglio finire un attimo, premetto che lo sport in realtà è un'attività mirata con la competizione alla vittoria di qualche cosa. Io se voglio divertirmi vado al cinema, vado al parco giochi, esco con una bella donna. Per me lo sport non deve essere per forza di cose di divertimento. Per sta me dicendo una cosa l'Allegri, penso che infatti. Ma infatti Allegri è uno dei miei allenatori preferiti. Non depone sport... bene. No, dobbiamo essere neutri, fuori secondi. Fuori secondi. Le bacheche della gente, ribadisco, sono i maccheroni che riempiono la pancia. Abbiamo un chef di grande blasone in cucina, si chiama Carlo Ancelotti. Dammi la possibilità di cucinarci qualcosa. Se dovesse lasciarci digiuni sicuramente saremo severi anche con lui, ma ribadisco, cioè, di che cosa stiamo parlando. Il problema è che il napoletano medio che vede va a messa e a volte non la capisce, che cosa crede? Ah, il napoletano crede che medio è pugnolante. Bravo, il bagaglio. Assolutamente, ma solo, ma guarda, non è il suo napoletano meglio o meno, perché credi, a Milano e a Roma stanno messi peggio di noi. Stanno messi peggio di noi, solo che non si vede perché si dividono fra due squadre. Cioè, la parola lui va messo in una capisce e va allo stadio in un capisce. È che io voglio capire il motivo per cui 4 punti con un primato in un girone Champions sono da demonizzare. Ilario, e... è il gioco, ascoltami, boh, al di là insomma di quello che può essere un battibecco, ma io lo dico simpaticamente. Ma certo. Il gioco che ha espresso il Napoli a Torino, io non credo che sia un gioco che ha soddisfatto neanche lo stesso Ancelotti, perché sarebbe allora, veramente preoccupante. Allora, Ancelotti probabilmente non è soddisfatto perché non si è arrivato a questo punto. Ah, ma se qui, allora, qui dobbiamo, Carlo, perdonami, qui dobbiamo smetterla con la storia del bel gioco, basta. Uno, perché il bel gioco, se non è finalizzato alla vittoria o al conseguimento dell'obiettivo che uno si è prefisso, non serve a niente. Uscire con una bellissima donna e non andarci... Ragazzi, non giocare bello, ma giocare bene! Bene. Io non parlo di bel gioco fine a se stesso, perché io per esempio non sono un sarrista, non sono mai stato, attenzione, perché forse Lario prima parlava di vedove. Proprio assolutamente, io quando ero arrivato Ancelotti... Ero al settimo cielo, sono un grande tifoso, ecco, cioè per me il Napoli è una cosa molto importante, la parte importante è la mia vita. Certo. Io Ancelotti veramente ero come se fosse arrivato Messi, d'accordo, però la settimana scorsa sento un collega dire che Ancelotti è un traghettatore. Vi ricordate? Sì, ragazzi? Sì, sì, assolutamente sì. Vuol dire che dopo Ancelotti ci sarà qualcosa ancora di meglio. È quello che dici io. Vabbè, è quello che dici io. Ragazzi, vi devo salutare. È amabile questo ring, però vi dobbiamo salutare perché, esatto, è finito. Però si è arrivati a un chiarimento. Allora, sembra... Carlo, l'ultimo messaggio di Carlo per Ilario e viceversa. Prego, Carlo. No, io dico soltanto che, ecco, io ho i capelli bianchi, faccio giornalista, ma non mi occupo di sport per mia fortuna. Questo quando è sicuro. Quando si vede che alle aspettative, anzi, il curriculum di Ancelotti e i trionfi di Ancelotti sono ancora un motivo in più per chiedere, barra pretendere, un Napoli che lotti, che abbia un bel gioco, ma non nel senso del... cioè, un bel gioco nel senso di un gioco che poi è finalizzato alla vittoria. Poi nessuno pretende di vincere, attenzione, nessuno. Però io ho notato una involuzione. Non vorrei che Ancelotti o non ha gli ingredienti a disposizione, perché è uso il paragone che faceva Ilario con lo chef, e allora dovrebbe dirlo. Guardate, io purtroppo questi sono gli ingredienti, e questo è il massimo che riesco a cucinare. Ragazzi, io vi dico soltanto una cosa: dal mio punto di vista il Napoli dovrebbe volare basso, dovrebbe dire noi quest'anno abbiamo un grande obiettivo, infatti, quello di tornare in Champions, quello di andare quanto più avanti possibile in Champions e magari vincere una Coppa Italia. Secondo me nessuno si sarebbe scandalizzato per l'attuale momento del Napoli. Ilario, ti lascio rispondere a Carlo e devo salutare rapido. Entrambi. Sono rapido. Il Napoli può concorrere tranquillamente, il campionato è semplicemente a una piccola tappa iniziale. B, Carlo porta un grandissimo nome, quindi io posso semplicemente unicamente avallare quello che lui dice, però voglio ricordare un'ultima cosa.
Ancelotti che ha riempito le sue bacheche, faceva giocare Zola terzino sinistro, Chiesa e Crespo davanti, e Baggio non lo faceva giocare come sì, come doveva giocare. E nessuno ha gridato allo scandalo, nessuno ha avuto un brutto rapporto con questo allenatore. Anche Mourinho faceva queste oscenità. Infatti. Non sono oscenità, questa è gente che riempie le bacheche, Luca, basta, cioè, dai. Ti prego, ti prego. Poi ne parleremo di questi aspetti filosofici. Ragazzi, vi saluto entrambi e vi ringrazio. Ciao, ciao, ragazzi.